Le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu... europea dal punto di vista economico ha sviluppato l'unione economica e monetaria. La parte monetaria è quella incarnata nell'euro, la parte economica è quella incarnata nel grande mercato unico europeo. Ma il mercato unico europeo che è la vita concreta dal punto di vista economico di ormai 25 Stati membri, non avrebbe molto senso se non fosse un mercato unico in condizioni di concorrenza. Infatti il mercato unico è creato perché l'efficienza eh, complessiva della produzione europea, a vantaggio dei consumatori in particolare, aumenta se possono essere fatte scelte di scambio e di produzione liberamente su questo grande mercato che riguarda ormai 450 milioni di europei. Eh, ma perché questo avvenga e quindi perché il grande mercato eh, sia all'altezza delle promesse e contribuisca al benessere degli europei occorre che ci siano condizioni di concorrenza. Per questa ragione, fin da quando l'Unione Europea, anzi la comunità europea è nata a Roma col trattato del 1957, è stata prevista una politica della concorrenza. Eh, è stato stabilito nel trattato che eh, le imprese e gli stati dovessero entrambi attenersi ai principi della concorrenza. In particolare questo significa per le imprese il divieto di stipulare tra loro accordi palesi o segreti come i cartelli, cioè accordi di fissazione dei prezzi tra imprese, che eh, ledano la concorrenza e che nuociono ai consumatori, tenendo in essere prezzi più alti di quelli che il libero gioco della concorrenza determinerebbe. Anche è stato fatto divieto alle imprese quando sono grandi o grandissime, cosa che possono essere, di abusare della loro eventuale posizione dominante. Eh, ed è anche stato stabilito successivamente che quando due o più imprese vogliono concentrarsi, fondersi, debbano ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Unione Europea. Ma anche per gli Stati sono state previste misure, e cioè una disciplina degli aiuti, dei sussidi degli Stati alle imprese, altrimenti con ogni Stato che sostiene finanziariamente le imprese è chiaro che la concorrenza nel grande mercato unico sarebbe distorta da questo fattore artificiale. La autorità che ha il compito di sorvegliare perché queste regole vengano rispettate è la Commissione europea che ha all'interno un membro eh, specificamente eh, destinato a gestire la politica della concorrenza. Questa è la posizione che nei cinque anni della Commissione Prodi è toccato a me di eh, coprire e eh, in questo modo, esercitando questi poteri che sono molto forti, è uno dei campi in cui la Commissione... Non ha solo il potere di proporre direttive che poi il Parlamento e il Consiglio dovranno eh, deliberare, no, la Commissione ha il potere di intervento diretto sulle imprese, per esempio eh, combinando multe anche molto rilevanti se fanno dei cartelli o abusano della loro posizione dominante. Eh, L'anno scorso la Commissione europea ha imposto una multa di 497 milioni di euro alla eh, Microsoft eh, ritenendo che, eh, che abbia abusato della propria posizione dominante, ma anche verso gli Stati. Per esempio io ricordo eh, una delle partite più, più aspre di dialogo e anche di scontro e poi eh, risoltasi in modo consensuale quando la Commissione europea ha imposto alla Germania di smettere di... Eh, dare garanzie di Stato alle banche pubbliche tedesche. Questo era un potente elemento di distorsione del mercato che esisteva da un secolo e che l'azione della Commissione europea ha ehm, eh, eliminato. Quindi eh, questa è una politica dove la Commissione ha l'ultima parola, eh, salvo ricorsi alla Corte europea di giustizia e che è una componente importante della E nella UEM, cioè della parte economica dell'Unione economica e monetaria.